Tu non ne hai idea, eh? O hai scelto di non saperlo? Tuo marito mi ha rubato 2 milioni di dollari. C'è di mezzo la mia vita! C'è di mezzo la mia vita! E siccome c'è di mezzo la mia vita, adesso c'è di mezzo la tua. È successa una cosa orribile stanotte. Signor Mulligan, Harry è stato legato alla sua famiglia per molti anni. Ho bisogno d'aiuto. Non vedo che posso fare. I nostri mariti non torneranno. Siamo sole. Mio marito mi ha lasciato i piani per il prossimo colpo. Mi serve una squadra per realizzarlo. Perché dovremmo fidarci? Perché io sono l'unica alternativa a un proiettile in testa. L'ho imparato dal tuo defunto marito e da mio padre. Raccogli quello che hai seminato. Lo spero tanto. Per le pistole. Pistole? Dove le trovo? Indovina. Se va tutto a puttane, voglio che i miei figli sappiano che non sono rimasta con le mani in mano. Ho reagito. La cosa migliore da fare è essere noi stesse. Perché? Perché nessuno pensa che abbiamo le palle per andare fino in fondo. Ciao ragazzi, eccomi con le curiosità di oggi. Sapevate che O.J. Simpson per poco non fu scelto per interpretare Terminator al posto di Schwarzenegger? Ma poi James Cameron pensò che fosse una persona troppo piacevole per vestire i panni di un personaggio così dark. L'avresti mai detto. E poi in Via col vento, per realizzare la scena del grande incendio di Atlanta, ve la ricordate? Furono bruciati vecchi set della Metro-Goldwyn, perché non si spreca nulla ad Hollywood. Per oggi è tutto e vi lascio con una citazione. La beffa più grande che il diavolo abbia mai fatto è stato convincere il mondo che lui non esiste e come niente sparisce. Chi la dice e in che film? Vediamo se siete preparati. Vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao!